questa è la casa di Sherlock Holmes? Penso proprio di no. Almeno a quanto riguarda. E allora perché c'è il museo? Non lo so, è una bufala. Penso sia scritto lì. Sherlock Holmes. Azione. Amici, buonasera. Siamo a Londra in Baker Street 221B. È la casa del famoso detective Sherlock Holmes. Siamo venuti qui in rispettosa visita e pellegrinaggio per capire qualcosa di questo ennesimo enigma. C'è un prezzo d'ingresso, è chiuso, lo capiremo domattina, ma nel frattempo avviciniamoci anche a quello che sembra un negozio di souvenir. Prego. Anche il negozio è chiuso, curiosiamo all'interno. L'ambiente sembra un ambiente retro del XIX secolo. Il tutto ha un'aria vagamente misteriosa. E non sappiamo né se e né come ne usciremo fuori. Dell'altra gente piuttosto strana si aggira qui intorno. Non sappiamo perché fanno delle foto, ma c'è qualcosa di strano, diciamo la verità, c'è qualcosa di strano. Vedete come. E adesso ditemi che ne pensate. Qui c'è qualcosa che non quadra. Bene, non c'è tempo da perdere, giusto? Fa una notevole differenza per me disporre di qualcuno su cui fare totale affidamento. È sempre un piacere, Watson. Dove ci troviamo? E dov'è la casa di... Al museo di Sherlock Holmes. E dov'è la casa di Sherlock Holmes? Dov'è il museo di Sherlock Holmes? 221 di Baker Street. Ci vuoi accompagnare, per favore? Staremo a vedere. Di chiarire la faccenda, non è la casa di Sherlock Holmes, però... Si trova a Baker Street. E quindi è una casa qualunque di Baker Street. Ecco i Bobbis che presidiano la casa e Lorenzo che presidia l'ingresso.
Non pensavi ci fossero tanti appassionati di Sherlock Holmes nel mondo? No, non lo pensavo. Ma secondo te sono tutti intelligenti come lui, di più o di meno? Penso tutti di meno. Credo. Di meno? C'è nessuno più intelligente di Sherlock Holmes? Penso di no. Bel tocco. Stavo unicamente studiando i suoi metodi, in caso mi chiedessero di darle la caccia. E consideri il caso chiuso. Il caso è aperto. Risparmi i proiettili. Cosa diceva dei proiettili? Deve essere bellissimo lavorare mascherati in questo modo per tutto il giorno, no? Ho qualche dubbio, però. Perché? Non pensi che si divertano? Penso di no, devo stare in piedi per tutto il giorno. Testimone dichiara di averlo visto alzarsi dalla tomba. Primo obiettivo l'orecchio destro, secondo la gola, terzo le costole. In sostanza, neutralizzato. Non si era mai lamentato dei miei metodi. Non mi lamento mai. Mi lamento quando suona il violino alle 3 di notte. Mia moglie ed io l'abbiamo trovato che era già morto, a faccia in giù. E allora che avete fatto? Io sono corso a cercare il dottor Mortimer. Era a cena con Miss Stapleton e suo fratello. Molto bene, Barrymore, è tutto. Grazie, sir. Dottor Mortimer, vuole dirci cosa ha provocato la morte di Sir Charles? Infarto, signore. Ultimamente Sir Charles era profondamente angosciato. È così. Qualcosa lo turbava molto. Le ha mai detto la causa di questa angoscia così profonda? Ecco, vede, beh, io... No. Ma parli delle impronte, Mortimer. Come se fosse arrivato a casa in punta di piedi. Le ho esaminate io stesso e come uomo di scienza io le dico... Più esatto dire, come se stesse scappando. Scappando? E scappando da che? Vi prego, signori, uno alla volta. Ma si decida a dire la verità, è tutto quello che Basta, sa... Basta, Mr. Franklin. Lei ha giurato che non era sul posto e che non sa nulla del fatto. Ma io insisto che è stato ucciso, assassinato! Si vedrà, signore, si vedrà. C'erano segni di violenza sul corpo, dottor Mortimer? No. Quindi per lei la causa della morte di Sir Charles rimane la crisi cardiaca? Esattamente, infarto, signore. Bene, signori, infarto è il verdetto di questa corte. Non è così! Sir Charles è stato ucciso. C'è più di una persona qui che sa che io dico la verità. Come on.
scuola. Io ero una bellissima interrogazione, ma non mi ricordavo come si diceva prego. Ha detto così una professoressa. Aspetta. C'è Sorry. No, never mind. C'è molto... Dite anche qualcosa per noi, recitate qualche battuta. Gioca. Sir Harry Baskerville è in arrivo dal Canada per ereditare titolo e proprietà. La morte di Sir Charles continua a rimanere un mistero. Non capisco perché vuoi tutti questi ritagli sul giovane Baskerville. Sai, Watson, penso che Sir Harry non sia destinato a rimanere a lungo su questa terra. Cosa? Io ritengo che vorranno ucciderlo. Perché? Sarà interessante controllare le mie deduzioni. Mr. Holmes, mentre lei era fuori, un signore ha lasciato questo. Le ha detto di darlo a me? Oh, no, sicuramente l'avrà dimenticato qui. Il dottor Mortimer. Non mi ha detto il suo nome. È scritto qui, sul bastone. Davvero? Non l'ho notato. Conosci un qualche dottor Mortimer? No. Che voleva? Non me l'ha detto. Su, comincia, Watson. Io? E che c'entro io? Quel tizio è venuto per te? Sì, ma che specie di tipo è? Tu dovresti sapermelo dire, osservando questo con il nostro solito metodo di deduzione. Bene. Direi che questo dottor Mortimer ha successo, è stimato. Bravo, eccellente. Fa molte visite a piedi e ben lo vedo da questo, che ha il puntale tutto consumato. È molto giusto. E adesso passiamo alla scritta. Dai suoi amici del CCH. CCH. Oh, forse un circolo di cacciatori. Davvero, Watson, sei proprio in gamba. Che cosa mi è sfuggito? Quasi nulla, amico mio. Trattandosi di un medico, io penso che il regalo gli venga dal suo ambiente, che quindi CCH sta per ospedale, e cioè il Charing Cross Hospital. È la più ovvia delle deduzioni. Come sempre, hai ragione. Inoltre direi che il dottor Mortimer era ed è proprietario di un grosso cane. Spiegami perché. Ma è semplice, guarda tu stesso. Vedi? Tracce di denti. E sono denti di un cane molto grosso. E se non mi sbaglio, il dottor Mortimer tra poco sarà qui di nuovo. Sciocchezze, Holmes, sciocchezze! Questo il bastone non può dirlo. Ma è chiaro. Mortimer l'ha dimenticato qui e verrà quindi a cercarlo. Il dottor Mortimer, signore. Mr. Holmes? Sì, avanti, dottore. Mi son preso la libertà di ecco venire... Ecco il suo bastone. Oh, sì, certo. La ringrazio molto. È un regalo, vedo. Sì, del Charing Cross Hospital. Un mio amico, il dottor Watson. Molto lieto. Il piacere mio. Mr. Holmes... Lei è l'unico in grado di aiutarmi. Ma non vuole sedersi? Grazie. Un mio amico è in grave pericolo. Può dirmi il nome? Sir Harry Baskerville, erede del casato dei Baskerville. Temo molto per lui. Io penso a un pericolo di morte. Cosa glielo fa pensare? È difficile dare corpo alle tante ombre del passato, ma da qualche secolo gli eredi dei Baskerville muoiono quasi tutti... di morte violenta. Ma se ben ricordo, Sir Charles è morto a causa di un infarto. In apparenza. Questo fu il verdetto del coroner che io, medico del defunto, ho suggerito. Ma c'è stato un fatto che io ho nascosto alla polizia e a chiunque. Quale? A pochissima distanza da dove Sir Charles è morto, c'erano delle impronte. Di uomo o di donna? Mr. Holmes, erano le impronte di un cane gigantesco. Davvero? E perché l'ha taciuto? Chi mi avrebbe creduto? Nella notte è piovuto e la mattina tutte le tracce erano sparite, ma io le ho viste. Com'è vero che adesso vedo lei? Sembra che un cadavere di morte, eh?
Siamo nei guai! Watson, lei ha il grande dono del silenzio. Per questo è un compagno inestimabile. Oh. In ogni generazione ci sono state morti improvvise, violente e misteriose. Ecco, Mr. Holmes. Una storia molto interessante. Che ne pensa? Non so. Ma Sir Henry arriva dal Canada domani. Cerchi di capire i miei dubbi, i miei timori. Ho il dovere di proteggerlo. Ero il miglior amico di Sir Charles. Se accompagnandolo a Baskerville Hall dovesse succedergli... Vorrei suggerirle, dottor Mortimer, di accompagnarlo qui quando arriva. Oh, grazie. Grazie, Mr. Holmes. Lei non sa quale peso mi ha tolto dal cuore. Buonanotte, dottor Watson. Buonanotte. Dimentica ancora il bastone. Oh, grazie. Una cosa, dottor Mortimer. Lei ha un cane. Io non ho cani. E questi segni di zanne? Questi evidenti segni di zanne? Ho avuto un cane. Un ottimo cane. Ma è morto. Buonanotte. Buonanotte. Sherlock Holmes in porcellana Sheffield, come tutto il resto.
solamente il grande detective poteva avere un bagno di questo livello. Chissà se funziona il gabinetto. Secondo te? Penso di sì, non lo so. Pensi di sì?